Siamo con mister Carletto Scaglione. Allora, sicuramente la Geppinonetti esce da questa trasferta senza punti, però con la consapevolezza di poter lottare. Avete impensierito la capolista per gran parte della gara, eravate anche passati in vantaggio, ci avete provato fino alla fine. Tutto sommato credo che possano uscire da questa gara buone indicazioni per la sua squadra. Beh, hai detto tutto tu, Matteo. Abbiamo fatto un bel primo tempo. Abbiamo interpretato la partita nel modo giusto, purtroppo poi naturalmente a livello psicologico incontra la prima in classifica, per noi questo era un testo per il prosieguo del campionato, la squadra ha dimostrato di avere diciamo, tutte le carte in regola per potersi salvare, ci proviamo fino alla fine, naturalmente sapevamo che venivamo a Schiavonea prima in classifica, giocatori di tutto rispetto, brillante. E gli altri, quindi niente, io da questa partita ne traggo delle belle conclusioni, sono contento per la prestazione dei ragazzi, ma il nostro campionato non è che è venire a Corigliano, ma da domenica prossima con le squadre più o meno allo stesso livello nostro. Abbiamo visto una buona intensità di gioco, poi con questi ultimi innesti, con il suo arrivo, questa Geppinonetti secondo me ne può uscire fuori. Lo Schiavonea ha giocato solo a tratti bene. Crede che comunque questa squadra possa arrivare fino in fondo, visto che comunque segue il calcio, quindi l'avrà vista un po' tutto? Sì, io penso che secondo me oggi ci hanno sottovalutato, come di solito capita, arriva la penultima, l'ultima in classifica, quindi diciamo che i giochi per qualcuno erano fatti. Noi, ripeto, non avevamo niente da perdere, siamo venuti qua a viso aperto a giocarci la partita, a cercare di migliorarci e trovare un'intesa per il proseguo del campionato. Ma loro non è che c'è bisogno che lo dico io, loro sono una bella squadra, per essere primi in classifica qualcosa ce l'avranno. Passiamo invece alla Geppinonetti, Mazza e Amodio, due secondo me attaccanti di livello, poi negli ultimi 15 minuti abbiamo rivisto in campo anche Scaglione, una bella apertura sulla destra, io mi ricordo i gol con l'IGA Virtus, quindi insomma era il 96 se non erro. Per me è un piacere ricordare quei momenti proprio con lei, ma le posso anche dire che comunque ho visto delle buone trame di gioco. Sì, stiamo lavorando su questo, stiamo lavorando sul lato tattico, perché niente, era qualcosa che ci mancava domenica per domenica, ci stiamo lavorando sopra, stiamo cercando di trovare le misure del campo. E niente, dobbiamo continuare su questa strada, abbiamo una strada in salita, lo sappiamo, però ripeto, non era Schiavonea venire a dimostrare o a prendere punti, ce la siamo giocati, ma ripeto, noi ci stiamo preparando per le partite alla nostra portata. È un altro campionato quello che fanno lo Schiavonea e il San Marco, anche se la Mendolara continua a vincere, insomma ci sono tante squadre però che secondo me giocando così voi le potete mettere in difficoltà. Certamente, tutte le partite sono difficili, la prima pure noi con San Marco, non è che il risultato è quello che ha dimostrato sul campo, purtroppo abbiamo delle carenze in difesa dove stiamo cercando di riparare con qualche innesto, qualcuno dovrà venire in settimana e niente. Mister, adesso isoliamoci un attimo da questa gara e da questa sua avventura, è stato un giocatore importante per il mio Corigliano Schiavonea, anni d'oro, ha un ricordo particolare, è chiaro che inaugurare quello stadio con i suoi gol è stata un'emozione indimenticabile, credo che anche lei si ricordi con molta emozione. Infatti il ricordo è quello di aver fatto i primi due gol all'inaugurazione contro l'IGA Virtus e niente, di aver dato parecchio a Corigliano sia in eccellenza quando abbiamo vinto il campionato che in interregionale. Sono contento di tornarci pure così da avversario perché trovo tanti amici ed è sempre un piacere salutarli e vederli. In bocca al lupo per il proseguo.